Salve Salvino, gente, e sono Jug, sono il prossimo giocatore di questa staffetta di The Gamer Centipede. E niente, quindi, Jade Empire, siamo su Jade Empire. Allora, vi dico un pochino di cose. Ho visto, un pochino, ho seguito gli altri giocare, però molte cose non me le ricordo perché ho visto un po' di giorni fa poi gli esami, le rotture di palle dell'università. Quindi non mi ricordo molta roba, infatti ora leggeremo un pochino, penso che mi metto qui a leggere le cose per capire un po' la trama. E poi sto giocando col pad. Sto giocando col pad e quindi niente. E nulla, tutto qua. Ho detto chi so, sì, so Jug, sì, sono lui, uno dei scemi di Real Beyond. E poi che altro dovevo dire? No, ah, che sono un senza mani e boh, basta, quindi sì, si può giocare. Ok, allora no, però appunto non mi ricordo una minchia e già vedo che qui ci sono due stili e qua non so cosa fare, demone rospo, sembra figo. Allora siamo due nel party, il personaggio principale e poi il passato misterioso di Zu, il segace, cela una grande esperienza e abilità, il suo bastone si rivela un alleato prezioso in battaglia. Sti maschioni con i bastoni. Ok, battute sessuali a parte, vediamo. Ci abbiamo le missioni. Allora, raccogliere i pezzi. Questa è la missione principale, suppongo. Yep. I rapitori del maestro Lee lo hanno condotto verso la città imperiale. Per seguirli devi procurarti un nuovo velivolo e una mappa dei venti per scongiurare un altro atterraggio di fortuna. Perfetto. Quindi hanno rapito il maestro Lee. E dobbiamo andare alla città imperiale. Per andarci ci serve un velivolo. Yes. E una mappa dei venti, ovviamente. Poi, qui che dice? Qui dice, il villaggio di mercanti dell'approdo di Tien potrebbe essere troppo piccolo per avere dei velivoli o delle mappe dei venti, ma è l'unico insediamento nelle vicinanze. In sostanza, stiamo nella merda. Quindi ci tocca andare là, pure se non è il luogo più giusto dove andare. Poi, vipera. Il giocatore ha trovato una delle tre pergamene dello stile della vipera, appartenente a una serie di pergamene che in passato contenevano sia questo stile sia quello del pugno di ferro, prima di essere separate a causa dell'incompatibilità fra i due stili. Ah, quindi c'erano una serie di pergamene che contenevano sia lo stile vipera che lo stile pugno di ferro. Ora io li leggo palmo di ferro. Prima di essere separate a causa dell'incompatibilità. Ok. Il giocatore ha trovato una delle tre pergamene appartenenti a una potente tecnica nota come stile del pugno di ferro. Come pugno di ferro? Era palmo di ferro. Vabbè. Le traduzioni. Vabbè, comunque, a parte le traduzioni. Pugno di ferro e palmo di ferro. E quindi abbiamo entrambe le tipologie di pergamene. E che ci sono missioni secondarie. Il giocatore ha trovato. Ok, sì. Dobbiamo trovare la caccia della vipera e la ricerca del palmo di ferro. Queste sono missioni secondarie. Che se ci capita di fare, perché no? Per ora comunque dobbiamo andare a capire. Dobbiamo raggiungere l'approdo di Tien. L'approdo di Tien, che è un villaggio di mercanti. Ok, qui vedo la tipa, Stella dell'Alba. Ok, allora, per quanto riguarda l'audio, io tendenzialmente vorrei evitare di leggere come fa il buon Westfall. Vorrei fare in modo tale che quando sono doppiati i dialoghi e non c'è niente da. Cioè c'è appunto il doppiatore. Vorrei evitare di parlare. Perché sì, ok, la lingua è in italiano, il sottotitolo è in inglese, però parlano. Ascoltiamoli, visto che parlano. Il problema è questo, non so se l'audio si sente bene. Ho fatto un po' di test, però boh, non si sa mai. E quindi dov'è? Vi faccio vedere l'audio. Io l'ho messo per evitare casini. Ho messo effetti sonori, musica e filmati a 40 e poi la voce a 50 in modo tale che magari i dialoghi si sentono un po' di più. Sì, però boh, non lo so. Magari poi è tutto basso oppure tutto alto. Tutto alto non dovrebbe essere perché appunto l'ho abbassato. Comunque mi sa che la strada è questa. La mappa non è esplorata. Ok. Quindi la strada è questa. Yes.
E ve l'ho detto che gioco col pad dell'Xbox? Mica lo so se ve l'ho detto. Comunque gioco col pad dell'Xbox perché il gioco originariamente era per l'Xbox e quindi gioco col pad per l'Xbox. Perché terza persona, boh, mi sembra più comodo. Più comodo. Ok. Questa è una tomba, una lapide? Sì. Qui non c'è niente, non si può andare. Muri invisibili a go-go, ok. E tomba. Cose. Ah, nemici. Daje. Daje. Allora, io mi paro. Allora, che posso... Che armi ho? Azzarola. Ma vedo che consumo il ki però. No, no, non lo voglio consumare il ki. 1000 tagli. Congelato, te pareva? Mi posso liberare? Io faccio così. Ok. Mi sono guarito mentre mi avevano congelato. Ma l'altro amico che fa? Sto giocando di merda perché... Ok. Ma pare che non riesco a schivare, cioè rimane sempre... Ma perché io ne ho due contro? Ok. Via. Morici, morici male. Che sto perdendo. Ok. Ma è morto il mio compagno, ma dai. Ma sei un pippone, sei. No, sto per morire. Ok. Ma smetti di coprirti, dai, ma che mammalucco che sei. Guarda come si protegge. Ma vieni qua. Mamma morice. Mammalucco proprio. Ok. Sto nella merda. Lui è curato? Ok. Certo, magari se eviti di morire ci arriviamo più facilmente. Grazie. Se trovo un modo per curarmi non è male. Eccolo. Grande magico. Ok. Ah, no, non devo interromperlo. Perfetto. Allora, qui che cosa c'è? Che è un edificio? Un edificio. Chi so quelli? È Kala. Allora, io sono uno che è molto... Ecco, te pareva, infatti. Volevo salvare, stavo per dire, sono uno molto spaventato. Spaventerrimo, quindi volevo salvare e no. Ma già danno ho preso, ma dai, ma non riesco manco... La telecamera... Che è Dark Souls, che le telecamere vanno a quel paese? Ok. Eh sì, quanto pare è Dark Souls. Ma no, ma è morto ancora, ma è un pippone quest'uomo. Dai, io non ci ho mai giocato a sto gioco e... Sì, ho visto i gameplay degli altri, ok, però... Sì, ma tu ti devi... Ok. Quello con quel bastone fa paura. Ma c'è Mori. Ah, via, Dio santo. No, ma tu... Ok. Ma fa malissimo questo bastone. Vabbè, lo pio pure io il bastone allora. Oddio, 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 oddio. No! Vabbè. Ce la stava a fa comunque, eh. Ce la stava a fa. Certo, se il compagno muore. Comunque non era un bastone, era una ricarica partita. È sempre consigliabile salire di livello non appena abbia abbastanza punti di esperienza. Ricarica partita. Che vuol dire ricarica o carica? Vabbè, ricarica ti farà caricare da dove vuoi tu. Vabbè. Da qui giù? Oh my god. Vabbè, tanto non ho fatto nulla. E li batto questi? Ma sì, dai. Allora, se ricapita che muoio, stoppo la registrazione e riprendo da dove eravamo rimasti, cioè supero quella parte perché sennò qua spreco minuti preziosi solo per fare sta parte qua. No, ma ha congelato. Ok. Dai, dai, dai. Ok. Sì, ma questo si para sempre. Sono proprio dei mammalucchi questi. Ah, sono rimorto. Ok, perfetto. Stoppo la registrazione e la riprendo nel punto in cui poi siamo arrivati. Ok.
E siamo qui contro questi. Ho ribattuto gli scheletrazzi lì. Non so se sono scheletri, quello che era comunque quei mostriciattoli. E ci sono rimorto altre volte perché, vabbè, sono scarso. Adesso il tipo con l'arma se l'è preso il compagno. Questo significa che ce l'abbiamo per un po' tolto dalle palle. Possiamo concentrare su lui. Ma vedi, dannattene, va liscio, vai. Via qua. Coscritto, via qua. Mamma mia, quanto è figo schivare così. Sembra la schivata di Batman Arkham Asylum. Che, diciamo, da dietro, bravo. Bravo, a papà. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Perfetto. Allora, a quanto pare sono circa 11 minuti di registrazione per ora. E lo vediamo subito se è vero, perché qui ci sono proprio 3 ore precise di salvataggio, dice 3 ore e 0 minuti. E quindi io salverei. Salvo. Se, salva. Slot vuoto. Vediamo che dice. Vediamo che dice. 3 ore e 3 minuti. What? What? Ah, beh, sì, giustamente sono passati solo 3 minuti perché, giustamente, sono morto. E sono pure scemo perché ci dovevo pensare prima. Ok, vabbè, tanto c'ho il cronometro che cronometra i cronometrerà traggi. Ok, io ritornerei però indietro a recuperare il key. Il dottor U. Ok. Perfetto, andiamo. E quindi andiamo avanti. Anche se qui non so se ci so. Perché qua c'era un altro bivio andando di qua. Lui parlava del ponte. Ah, ecco, però è chiuso il ponte. Ok, S evidentemente ci sarà qualche marchingegno. Ci sarà qualche marchingegno da qualche parte per abbassarlo. Ok, quindi questa è la direzione. Sembrerebbe. Ok. Ah, poi c'è pure la stellina qua. E perché c'è la stellina? Io ste stelline non le ho capite. Sinceramente, vabbè, andiamo avanti. Ok. Botte? Ah, botte. Filmato. Chi è? Chi è costei? It is clear that you are one of his hirelings, or perhaps one of Gao the Greater's marauding pirates. You will pay for the crimes you have committed. Ok, è evidente che sei uno dei suoi mercenari, o magari uno dei pirati di Gao il Grande, ma pagherai per i tuoi crimini. Io non sto con mano della morte. Cosa sai su Gao il Grande? Levati di mezzo e non ritarderai la mia vendetta. Allora, io devo essere onesto, il personaggio che aveva costruito originariamente Hall, il personaggio arrogante, cattivo, mi piaceva. Devo essere onesto. Quindi direi levati di mezzo e non ritarderai la mia vendetta. Però contemporaneamente, se non vado errato, Gao il Grande non siamo personaggi di Gao il Grande. E quindi non vorrei che la tipa pensa effettivamente che siamo dei seguaci di Gao il Grande, dei mercenari, quello che è. Ma non è vero. Quindi, per ora dico, io non sto con mano della morte. Don't waste your last breath on lies. I didn't get there in time to help anyone, but I saw you lead the massacre in Two Rivers. Clearly you were involved. Death's hand went too far in ordering its destruction, and Gao the Greater sought to profit from it. My retribution will end with them, but it will begin with you. Thousand cuts! Ok, alla fine siamo comunque dovuti menà. Va bene. Ma levate, ma che scarsona che sei. Dai, sì, menate con quello. Così. Bravo.
Madonna che gli ha fatto, grande. Ah, non sei capace solo a morire, insomma, eh. Oh. Ma levate, ma fammi il favore. Comunque questa tecnica mi piace. Onda divina. Ah, con l'onda divina rallento, ottimo. A volte la schivata non funziona, eh. Perfetto proprio. The way you move seems odd. A fly cannot see, perhaps? But you are better than I expected. You might even beat me if I allowed Ma such t'ho insolence. battuto. You are too skilled to be just a hireling. Death's Hand would view such ability outside his assassins as dangerous, and Gao the Greater prefers his servants docile. Sei troppo abile per essere una semplice mercenaria. Vabbè, sì, ok. Non ho niente a che fare né con Gao né con gli assassini del Loto. Chi sei? Perché combatti gli assassini del Loto? Levati di mezzo. Sto dando la caccia a mano della morte. Ok, questa mi piace. Questa mi piace. Non so gli altri poi, non mi ricordo gli altri poi come hanno sviluppato, visto che Westfall comunque la sviluppava il personaggio in maniera normale, e anche Hall dopo un po' l'ha sviluppato in maniera normale. Io però voglio, la voglio cattiva, la voglio. Quindi levati di mezzo, sto dando la caccia a mano della morte. I see truth in your eyes. You seek revenge on Death's Hand. You are not my enemy, but who are you? A monk? A mercenary? A bandit? You chase a great evil, larger than you realize. Leave and you may survive. Others have tried to face Death's Hand, but were destroyed, as Two Rivers was. Ok, è per questo che devo affrontarlo, per vendicare tutti quelli che ha ucciso. Darò la caccia a entrambi, non ho paura. I miei affari con mano della morte non ti riguardano. Sì, affari miei. You show no fear, even after seeing the power he wields. A trait of fools, and perhaps the occasional hero. I Certo. also seek answers from Death's Hand and his minions. If you truly oppose him, you will need to find your way to the Imperial City. Of course, only the Lotus Assassins can come and go as they please, thanks to Gao. Travel routes by land and water are blocked. But they use wind maps and flyers to further their goals here and in the surrounding forest. Perhaps, if you are capable, we will meet again. I wish you good luck, but you will need far more than that to survive. Farewell. Ok. Ok, in realtà abbiamo sempre sto livello così che vuole essere fatto. Ah, a parte c'è una modifica. Nella. Allora, sempre questa qui, i rapitori del bla bla bla. Ok. Una donna è nero. Ok, appena giunta all'approdo di Tien, quindi siamo arrivati, sei stata sfidata da una donna vestita di nero. A quanto pare ti aveva visto lasciare due fiumi e pensava tu fossi al servizio di Mano della Morte. Sei riuscito a convincerla del contrario dopo averla impressionata con le tue abilità marziali. Sembra che la misteriosa donna in nero ritenga che le vostre strade si incroceranno di nuovo. Stai allerta, potrebbe rivelarsi una valida alleata o una nemica pericolosa in caso di un nuovo malinteso. Malindaze. Allora, visto che ci abbiamo. Allora, qua ci abbiamo le gemme, io vorrei anche un pochino controllarla sta roba. Allora, spirito più 1. Spirito più 2, corpo più 1. Questo da spirito più 1 e intimidazione più 5 corpo più 1. Meglio questa. Il tuo amuleto non dispone di slot liberi. Rimuovi qualcosa. Rimuovo questa. E poi piazzo questa. Perfetto. Questa da solo 1 di spirito. Questa ne dà 1, ma anche corpo e intimidazione. Credo. Poi non lo so. Magari c'è una descrizione stramba. La famiglia Yun era molto rispettata nella città imperiale e tradizionalmente dedicava la propria vita al servizio pubblico. Chi è Santoro? La famiglia De Santoro e Marco Trabaglio. I suoi componenti ricoprirono i ruoli di guardie e ufficiali cittadini per diverse generazioni. Essi erano noti per la loro personalità, capaci di ottenere ciò che volevano dagli altri attraverso la reputazione e la presenza fisica. Ogni tanto mi impiccio a leggere, non sono spastico, so leggere. Ve lo assicuro. Anche se non sembra. La famiglia Yun si tramandò per generazioni un oggetto, una semplice gemma che veniva, vabbè, non mi sembra nulla di negativa sta cosa, servizio pubblico e via dicendo. Ok, anche questa mi sembra migliore, gemma del potere seducente,
Spirito più 2, adulazione più 2. Questa gemma può essere usata solo dai seguaci del sentiero del pugno chiuso. Ah, allora è vincolante su alcune cose. Quindi stai lì dove stai. Perfetto. Poi, allora, qui possiamo aumentare. Perfetto. Corpo, spirito, mente. 999. Allora, visto che lo spirito è il ki finisce sempre, ma alla fine io aumento, recupero la vita. Cioè, ho visto che i danni che mi fanno non sono chissà quanto forti alla fine. Il problema è che poi bisogna curarsi e manca il ki. E questo ancora non ho capito bene che fa. Però vedo che è alto perché è più alto. 193 energia, 190 ki, 199 concentrazione. Quindi direi di aumentare lo spirito. Madonna, quanti punti possiamo fare. Allora, io salirei con lo spirito a livello. Allora, sono in totale 6 livelli, quindi farei 3 livelli allo spirito, 2 livelli alla mente. No, ho già finito. Allora, non erano 6. Che sta di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, 2 livelli alla mente e 1 al corpo. Ok? Quindi spirito 12, mente 11, corpo 10. Ok, fatto. Hai a disposizione due punti stile per potenziare i tuoi stili di combattimento. Ok, questo l'avevo visto. E mille tagli lo sto usando abbastanza, perché poi non consuma il ki, quindi io continuerei a aumentare il mille tagli. Allora, danno ki. Ki? Ah, sta battuta non fa più ridere. Vabbè. Aumento velocità. C'ho un punto solo. Beh, allora aumento il danno. Ma proprio la cosa. Eh no, perché me ne servono 4. Prezzo 4. Io punti stile ne ho 2. E vabbè, allora lo tengo lì. In attesa. Ok, a sto punto salvo, perché ho fatto cose. Scusate se salvo spesso, ma sto giocando a Deus Ex e a Deus Ex sono abituato a salvare in continuo. Sì, salvo sempre su uno slot nuovo, sì, perché non si sa mai. Ok, lì torno indietro. Qui invece andiamo avanti. Che cos'è una tomba? No, nulla. Ok, se sentite rumori è il mio stomaco, eh. C'ho fame. È l'una e 49. Ok, che è questo? Tipo, che è un'insegna di uno stabilimento a Ostia, a Tor Vaianica. Mannaggia. Allora, però lui, c'è una freccia, sembrerebbe, no? Che mi dice di andare di qua. E quindi io vado di qua, perché mi sembra giusto. Allora, qui c'è gente, e qui ci sono le pecore, le capre. Ok. Perfetto, allora vediamo la gente se non rompe le balle. Qui c'è una botte. E tra un po' ci sono le botte. Soldi. Gli intrusi verranno giustiziati. Chi sei? Non sono atterrata qui apposta. Io vado dove mi pare. Ma sì! Dai. Tanto siamo un 2. Madonna il danno! Eh sì, è servito alzare il danno. Sì, ma tu ti devi togliere. Ma levati. Devo aumentargli pure la velocità perché diventiamo letali proprio. Vabbè, questi sono pure scarsini. Mi sa che sono nemici proprio base. Allora, facciamo questo per rompergli la guardia. No, però. È che te la rimetti subito dopo. Perfetto. Tutti morti. E chi amo questo? Wait, stop. I'm not your enemy. I swear by my ancestors, I'm not your enemy. I'm not even a soldier. Ok. Chi sei? Cane bugiardo, morirai subito. Sarebbe figo. Però me fido, dai. Gli dico che indossa l'uniforme dell'esercito. Even though I wear this uniform, I'm no soldier. My name is Chen Yi. I'm just a simple peasant from the town of Onestone. These soldiers passed through my village a few weeks ago. One of them angered the Lotus Assassin who was in charge, and the assassin killed him. As I Ok. was coming back in from the fields, they grabbed me to fill his place. They put this uniform on me, blood stains and all, and told me I was in the army. No, va bene. Rispondi alle mie domande se ci tieni a vivere. Ecco questo, sì. I will do my best. Allora, scusate gente, mi sa che avrò tagliato. Non so come avrò tagliato, non so se avrò tagliato tutto il dialogo, ma mi ha squillato il telefono.
e di casa purtroppo, quindi non è che posso metterlo silenzioso. E quindi niente, quindi vabbè, in sostanza non so appunto dove m'ha tagliato, dove avrò tagliato, perché vado a vedo dove poi sarà possibile tagliare. E, ma appunto, questo tipo ci è venuto incontro dopo aver combattuto contro quei soldati e ci ha detto: "Ehi, non sono un soldato, ti prego." E mo noi abbiamo detto: "Parla, se ci tieni a vivere ti farò delle domande, tu rispondi, se no te famo un mazzo tanto", in sostanza. E lui appunto ha scritto: io farò del mio meglio, ma non so nulla. Ogni volta non riesco a capire se è una I o una L. Vabbè, sono scemo perché la prima lettera è maiuscola, quindi sarà una I. Ok. Vabbè, io farò del mio meglio, ma non so nulla. Gli assassini di Lodo ci hanno detto solo di fare la guardia al cancello mentre loro guardavano tra le rovine. È tutto quello che so, lo giuro. Ok. Quindi ora possiamo fargli delle domande perché lui si sta cagando sotto. Si sta cagando sotto. E quindi possiamo chiedergli qualsiasi cosa. Parlami degli assassini del Lodo. Cosa stavano cercando? Sai niente su queste rovine? Vai, vattene da qui e non tornare più. No, non mi sei più utile, è giunta la tua ora. No. A ucciderlo non lo voglio uccidere. Ha detto che è un contadino. Sinceramente gli credo, anche se abbiamo deciso di fare il personaggio infame. Quindi, ok, parlami degli assassini del Lodo. Sì, cerchiamo qualche informations. Pure evil. They forced me to serve them. They would have killed me if I disobeyed. I had no choice but to guard this door while they searched the ruins. Cosa stavano cercando? I don't know. I was here on the far side of the gate and the gate itself is locked. Only the Lotus Assassins themselves are allowed into the ruins. Sa niente su queste rovine? No, nothing. Only that the gate leading into them was locked. The Lotus Assassins had to get a key from Shang, the Imperial Minister in Tian's Landing. But I think the ruins are haunted. I hear strange sounds coming from beyond the gates. But even the threat of ghosts can't keep the assassins from their search. Cerchiamo di capire qualcosa. Pure evil. They forced me to serve them. They would have killed me if I disobeyed. I had no choice but to guard this door while they searched the ruins. Cosa stavano cercando? Mi pare già gliel'ho chiesto, I don't know. I was here on the far side of the gate and the gate itself no? is Ok, no, no. locked. Only the Lotus Assassins themselves are allowed into the ruins. Parlami degli assassini del Pure Lodo. Ah evil. no, questo già gliel'abbiamo chiesto. Perfetto, si ripetono le domande. Ok, vai, vattene da qui e non tornare più. Of course, great one. I will return to my village and lead an upright life of farming and praying. Thank you for sparing me. Thank you. Thank you, thank you. Ok, quella manina che roba è? Mi sa che quella manina è tipo karma positivo. Tipo, siamo buoni. Ah, sì, vedi, sì, siamo buoni. Abbiamo guadagnato karma positivo. In realtà volevo guadagnarlo negativo, negativo perché voglio essere infame. Wow. Corde di seta. Premi il pulsante attacco per chiudere. Questo ci cura la concentration. Un'altra trappola? Gemma dell'intimidazione inferiore. Controlliamo, controlliamo. Allora. Gemma dell'intimidazione inferiore, intimidazione più 2. Questa gemma circonda il suo possessore con un'aura di pericolo che la gente trova minacciosa. Questo esemplare è di qualità inferiore. E vabbè. Quindi più 2 in intimidazione. Più 1 corpo, più 2 intimidazione. Ah. Sinceramente quella difettosa la togliamo e mettiamo l'intimidation. Sì. Anche se lo spirito pure non sarebbe male, eh. Aumentare lo spirito. Io tornerei indietro a curarmi, sinceramente. E visto che manca poco, però voglio ancora un pochino, manca poco alla fine della mezz'ora, ma vorrei andare un pochino avanti ancora. Mi vado a curare e ci si becca. Ok, eccoci qua. E allora, prima eravamo andati a sinistra, quindi ora andiamo allo stabilimento di Torvaianica. Allora, approdo di Tien. Ah, ecco perché sembra uno stabilimento di Torvaianica. Giustamente. Non tutte le promozioni del governo. Vabbè. Ok.
I'm sorry, I didn't want to wait back there any longer. I don't think anything will hurt the flyer. It's plenty hurt already. I found this gem in the wreckage. I'm not sure what it was attached to, but I'm sure you can use it for something. Now that we're here, we should see if anyone knows anything about flyers. Maybe whoever's in charge of the town can help us get underway again. Unless you need me, I will stay here at this new camp. It seems safe enough, and it may as well serve as a base for us. Ok, partita salvata. Hai ricevuto buona fortuna, che è una gemma. Ok, quante gemme? Più 5 intuito, più 1 spirito bada, bada. Il maestro biscazziere, Wupin. Ci sarà pure Wupuk a quel punto. Se sbagli a chiamarlo a una certa, lo devi chiamare Wupuk. Madonna, le battute. Vabbè, era una leggenda ai suoi tempi, orrende. Il flagello di tutte le case da gioco dell'impero. Ah, vabbè, era... Ok. Si dice che nessuno si accorgesse della sua presenza fino a quando ormai era troppo tardi, perché perdeva di proposito ogni partita fino alla fine, quando estraeva dalla tasca la sua gemma fortunata che migliorava il suo intuito, permettendogli di vincere la puntata finale, quella più ricca. Vabbè, era un furbacchione. Però vedi, più 5 intuito, più uno mente, più uno spirito. L'intuito aumenta... L'intuito che minchia aumenta? E l'intuito non lo so che aumenta qua. Non c'è scritto niente. Dov'è l'intuito? Perché sono scemo? Statistiche. Tecniche. Ok, non lo so. Comunque quella gemma mi piace. Quindi vediamo, abbiamo più 2 intimidazione. Però abbiamo questo che ci dà più 5. Questo più spirito. Allora, io direi di togliere questo. E mettere questo. Tanto comunque l'intimidazione è alta perché sta a 5. Che abbiamo questo, quindi... Ok, ecco qua tutta la roba. Allora, adulazione 12. Intuito 18, intimidazione 17. Quindi comunque famo abbastanza paura perché intimidazione è altina. Perché ci stanno due corpo? Corpo 9, mente 12, spirito 13, mente 12, spirito 13, corpo 9, l'hanno ripetuti. Dice vabbè, ci abbiamo spazio libero. No, vabbè, corpo 9, energia 100, abilità di dialogo quelli sono. Boh, non ne ho idea. Non ne ho idea. Comunque, siamo arrivati in questa cittadina, sul mare, che c'ha i muri rotti, e appunto... l'approdo di Tien, e direi che a questo punto posso anche terminare il primo, mentre il framerate cala brutalmente, il primo video. Qua c'è un falò che è diventato Dark Souls davvero. C'è un falò bello le luci così molto finte, però molto carine. Wow. E allora qui sì, c'è un falò. Ok, no, è successa roba. I understand, Dawnstar, but the path you are on may lead to even darker places. You must prepare yourself. I don't want to think like that. We will set things right. We have to. Non credo che ce la faremo. Dovremmo accontentarci della vendetta. Sì, vendetta crudele vendetta. I know. I just wish there was a way to put things back the way they were. Ok, perfetto. Abbiamo visto pure sto dialogo. E ok, diciamo che dal prossimo episodio partiremo da qua. Partiamo da qua. Quindi sì. Ci si becca al prossimo episodio, mi raccomando, come al solito, come si dice in tutti i video, alla fine di tutti i video, se la roba che ho fatto vi è piaciuta, oltre ad avere dei gusti di merda, sappiatelo, mettete un bel mi piacione, e intanto stiamo vedendo che la luce non è dinamica perché il fuocherello è lì, ma la nostra ombra è verso il fuocherello, sì vabbè, è quella luce, però dovrebbero esserci più ombre, vabbè, è un gioco vecchissimo, comunque sto scherzando, e...
E niente, quindi sì, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, nel caso iscrivetevi a The Gamer Centipede e fate 4 flessioni, 5 addominali e magnate sano. Al prossimo episodio. Ciao ciao!